Benvenuti tutti. Dopo la bella prova ieri in FA Cup contro un generoso Luton Town, ci troviamo a iniziare la nostra cavalcata in Champions League, 6 partite nel girone. Punto a capo, dico solo una cosa. Se per caso nel girone dovessimo arrivare, che mancano 2 partite alla fine, matematicamente non siamo né terzi, quindi Europa League, e né possiamo ancora giocarcela per secondo posto o primo posto, le ultime 2 partite andranno simulate, perché tanto sarebbe inutile giocarle se dovessimo essere ultimi nel girone senza più possibilità di arrivare terzi e quindi di essere retrocessi in Europa League, o secondi e primi per poter andare avanti nella fase a eliminazione diretta. È inutile stare a commentare il Paris Saint Germain, andiamo subito a farci la nostra squadra. Andiamo, direi, di mio, guardate, io potrei, volendo potrei giocarmela anche così, potrei giocarmela anche così, perché vedo che la squadra non è niente male. Gli Aic, però abbiamo Kelly che è infortunato. Gli Aic lo mettiamo e Schuffet andrà a giocarsi la sua chance in Europa League, in Champions League. Kelly infortunato. Signori, cosa dire? Vediamo se c'è ancora qualcuno che può giocare. Abbiamo Radonic e Makeda di punta, con gli Aic che andrà a fare il trequartista, oppure ci possiamo mettere anche Young, però Young è più punta in questo schema, quindi possiamo giocare così. Io tolgo Barreto, ma per una semplice cosa, che questo McLean mi piace, però vorrei provare a far giocare Sigurdsson dall'inizio con Aurain, ecco, in questa maniera qui. Tomori, e io metterei Bennett, la vecchia coppia dei difensori centrali. Scelte sono scelte, comunque andiamo avanti. Ok, così non facciamo troppo lunghi video, se riesco. Perfetto, andiamo a vederci il campo. Ritorna il Millwall in Champions League dopo diverse stagioni giocate da parte mia con la Master, ma ritorna finalmente in Champions League e andiamo con la prima gara, ed è con un vecchio marcord come Ibrahimovic. Calcio d'inizio. E lo so, qualcuno mi dirà, ma Ibra, Ghero non giocano più, e chi se ne frega. C'è uno che io ero iscritto, poi per motivi di tempo non ho potuto più seguire, mi sono disiscritto, ma non solo da lui. Chiedo scusa, però purtroppo io non ho più tempo di seguire YouTube, e si chiama Alex Carson 76, porta dei campionati straordinari con dei campionati vecchi dell'80, 81, 92, 93, cioè alla fine abbiamo anche Owen, lo vedete lì, che non gioca più, però chi se ne frega, a me piace anche così, a questo punto ce la giochiamo così. E attenzione, è un Paris Saint Germain davvero devastante. Daremo noi il calcio d'inizio, quindi Radonic, lo chiamiamo un po' così. Tomori, attenzione, subito palla indietro a Schuffet. Bennett, colosso di questa squadra. Logan, attenzione al pressing. Bennett, palla Hurrain, Sigurdsson gira il pallone per Alex Blesa, gli Aic non gli arriva, allora Hubner può avanzare per il Paris Saint Germain. Abbiamo Giovagno, la palla da Costa, ancora Giovagno, la mette lì per Ibra, esce Schuffet, Alex Blesa non ci arriva, rimessa dal fondo per il Millwall. Calcio di punizione per il Millwall, la voglio giocare con la massima attenzione. Schuffet, è un girone pericolosissimo. Napoli e Rangers e Paris Saint Germain, Rose,
La palla allungata verso Lesblesa, attenzione. Ancora il tocco verso Ibra. Lancio in profondità. Tomori, bravissimo con un po' di rischio. Sigurdsson, Urrein. Jajic, subito, senza dormire. La palla in mezzo. E c'è il buco. C'è il buco. Radamel! Mamma mia! Mamma mia! Che palla Makeda! Che palla Makeda! 1-0, Thor, il nostro Thor, ancora una volta ritorna al gol, un bel gattino lì, ed è 1-0 ragazzi, mamma mia che palla, bellissima giocata da Jajic, poi Makeda si allunga, bellissima palla, poi Radonjic, il nostro Thor, il nostro supereroe, pugno a terra, 1-0, mamma mia. Attenzione a Bonucci. È bello rivedere un po' qualche giocatore che non gioca più, dai. Riccardo Quaresma, anche questo, gran giocatore. Attenzione, mettili in mezzo al pallone, Tomori. Mamma mia, Ibra. La palla alta sulla traversa. Chiama tutti a salire, pressa molto alto il Paris Saint-Germain. Allora Schuffet va ad aggiocarla verso Logan, gran colpo di testa verso Urrein, ancora arriva adesso Radonjic, la va a alzare per Makeda, mamma mia, anticipato, ma che bel gioco, ma non perché si vince, perché si riesce a giocare abbastanza fluidi. Urrein, pallone a Sigurdsson, lo scarico per Rose, si sposta il pallone, parte il tiro, la parata del portiere del Paris Saint-Germain, attenzione, rimessa laterale. Paris Saint-Germain in grandissima difficoltà contro un ottimo Millwall fin qui. Logan, bisogna dire quello che è giusto, Ljajic, bravissimo, pesca Urrein, ma è fuori gioco. Ce n'era tre. Va bene, si ricomincia con Navas, grande la sua parata poco fa, va a cercare proprio Ibra, viene disturbato ma riesce a mettere giù il pallone per Garcia, Quaresma, brutto rimbalzo qui che non riusciamo a controllare, poi ci pensa Logan per dare la palla a Schuffet. Pallone adesso verso Rose in profondità per Alex Bregza. Si fa vedere Makeda, Makeda. Il tiro di Makeda ad effetto e la palla deviata ancora in angolo. Ci sono un po' di lavori qui, ragazzi. Abbiate pazienza se c'è un po' di rumore, ma non potevo aspettare a registrare la partita. Capisco, questo è un gioco, loro devono lavorare giustamente. Oh. Linea laterale, il pallone adesso tolto verso Radonjic, scaricato in mezzo per Logan, palo, mamma mia, che palo che ha preso Logan, mamma mia, ma che partita stiamo giocando, madonna ragazzi. E allora Tomori, sbaglia tutto Tomori, attenzione, subito Ibra. Rose va ad attaccare da Costa e commette fallo. Calcio di punizione. Rose non sta tanto per il sottile. Viene ammonito verbalmente. Parte Bonucci, l'ex Juve. Hübner, ancora Rooney. Servan non riesce a uscire. Millwall, attenzione. Tomori mette giù. Bennett controlla. E sempre con una grande calma libera. Pallone all'irlandese, Urrein. Poi queste finte. Makeda prova ad attaccare lo spazio, non ci riesce. Allora Rooney, Wayne Rooney, da Costa. Che squadra però, mamma mia. Gervano, Gervano. Attenzione, fortissimo, prova Ljajic ad andargliela a togliere, Ibra. Ho già capito che il gioco del Paris Saint-Germain sarà tutto un crossare. Fin qui indeludente Ibrahimovic. Adesso ci dobbiamo alzare, non dobbiamo farci schiacciare. Adesso
Logan, metteli, fa viaggiare Radonic. Rimessa però per il Milan. Allora il pallone bravissimo verso Logan che la va a mettere in mezzo per Makeda! Che anticipo! Che anticipo Makeda! Mamma mia! 2-0, il primo gol con la maglia del Millwall di Makeda. Ma grandissimo anticipo, non trattiene Navas. Ed è 2-0 per il Millwall al 35esimo. Bonucci. E adesso subito Riccardo Quaresma. Attenzione, la palla arriva Bennett. Bennett su Mendes. La palla rimane lì, Tomori la toglie, Jajic, Ferguson, poi riescono, ma tanto un gol ce lo fanno, figurati, Nuno Mendes, Nuno Mendes, palla adesso a Quaresma che si libera bene, entra in aria, attenzione, parte il crossing, colpo di testa ancora, e poi si devia la palla ancora da Costa, buon momento del Paris Saint-Germain, messa lì, grande stop, gran numero di da Costa. La palla è in calcio d'angolo, deviazione di Choupette. Calcio d'angolo per il Paris Saint-Germain, attenzione, sembra non passare questo tempo maledetto. Quaresma andrà a battere il calcio di punizione dal bandierina, colpo di testa. Andiamo a liberare subito, tiene lì Radonjić la palla. Bravissimo Urain. Vediamo se c'è qualcuno che si libera. E Urain bravissima a darla al portiere Schuffet. Il pallone in avanti adesso verso Ruiz, Alex Bleza, il pallone agli Ai, subito di prima, il pallone verso Radonjić. Bella la palla adesso data da questo giocatore qui di Urain, Urain arriva Logan, la mette in mezzo per Radonjić, non ci arriva, calcio d'angolo. Mamma mia ragazzi, ma stiamo giocando da grande squadra, linea laterale, Urain, pallone ancora Rose, il tocco verso Urain che la controlla, si avvicina, parte questo tiro a giro, Rose, niente, e poi Paris Saint-Germain in difficoltà ragazzi, finisce il primo tempo, vado a bere e arrivo, bellissima partita, 2-0, meritatissimo fin qui. Il Paris Saint-Germain ha creato quasi nulla, anzi nulla. Fa rumore perché la play è stata pulita, non c'era neanche tanta polvere, poi io tutti i giorni, poi la copro, la pulisco tutti i giorni, è proprio che fa caldo, si attacca tanto la ventola. Adesso dovrebbe arrivarmi il ventilatore. Allora andiamo a vedere, infatti chiedo scusa ragazzi, ma non ci posso fare niente. Andiamo al secondo tempo, dai. Mamma mia, che caldo che fa, raga. Si riparte ancora una volta con Bonucci. C'è massimo silenzio. Al Teden osserva tutti la partita con grande animosità. Ibra ha messo giù, non li faccio giocare io questi giocatori. Scherzi, ha toccato un altro mercenario qua, ormai scoppiatissimo. Quaresma, ma è normale, guarda, i falli su PES non bisogna proprio farli. A me queste cose mi stanno sui coglioni, voi non sapete quanto. E va bene, allora ok. 2-1, benissimo, adesso facciamo girare la palla un pochino, me ne frega a me. La vittoria è mia, non meritate di pareggiare. Tomori, Schuffet, Bennett.
Addormentiamo un po' la partita, ragazzi, come faceva il buon allenatore del Torino, ve lo ricorderete. Tra l'altro con lui abbiamo vinto un derby, quindi che si dica quel che si dica, visto che tutti i tifosi così detti pro Cairo sperano sempre che Torino vinca il derby, perché le altre partite non contano nulla, no? Ancora cerchiamo di tenere addormentato un po' questo gioco e poi d'improvviso ce ne andiamo avanti con Alex Lesa. Il pallone adesso girato da questa parte, ancora, figurati. Ah, ma adesso li fa pareggiare, guarda. Da Costa. La palla non riesce a togliergliela, adesso sì, andiamo gli Aic, andiamo gli Aic, bellissima la palla adesso messa in mezzo, il controllo chiaramente fuori gioco, no? Non l'hanno fatto fino adesso, adesso che hanno segnato fanno fuori gioco e ammonisce pure. Madonna, io non ho più vocabolario per insultare quest'arbitro, datemi qualche parolaccia voi, vi prego. Ubner. Io il fair play non esiste per me, non ce n'è fair play nel calcio, almeno tra le tifoserie. Attenzione, la palla. Aia, mi sto già innervosendo di questa partita. Attenzione, il pallone adesso a Logan. Dai, Tomori. Palla lunga, ancora sbagliano qui. Adesso gliela dai in mezzo. Eccolo, meno male che l'ho capito che gliela dava lì. Cosa ormai di 20 anni fa, gli Aic, anche di più di 20 anni. Adesso c'è Makeda che alza questo fantastico pallone, ovviamente ci arriva Bonucci, Navas, 2-1. No, mi fa incazzare sti gol su punizione, mi fa venire voglia di non giocare più, ma non è possibile tutte le volte che sia gol, dai, ma che cazzo è? Un pallone, nella realtà li tiri 10 volte e segnerai 2, ma non di sicuro 8 o 9, ma neanche 10. Alex Blaise, attenzione, ma neanche Maradona. 10 punizioni, Maradona magari te ne mette dentro 5, ma non tutte. Rose te le metteva, pace l'anima sua. La palla ancora in avanti, Alex Blaise, il pallone in mezzo a Makeda. Questo è fallo, non viene fischiato. 71esimo, portiamoci a casa questi 3 punti se riusciremo sempre a portarli, perché bisogna vedere con adesso Mendes, il pallone a Quaresma anticipato, tocco delicato ma molto buono, valevole. Sigurdsson l'appoggia all'indietro per far salire il destro di Ljajic che converge, parte la bomba. Madonna, che gol avrebbe fatto, mamma mia. Guardate come è scesa, c'è un modo di calciare che a me mi fa morire. Guardate come scende bene il pallone. Madonna boia. L'ha svirgolato, eh. Ok, adesso andiamo a farci il primo cambio. Vediamo se Young ha recuperato bene. Togliamo un bravissimo Radonjić, anzi, togliamo gli Aic. Mettiamo Young qui, ok. Lo facciamo giocare seconda punta perché può giocare. Lui doveva partire, però abbiamo deciso di tenerlo proprio perché è un giocatore ormai 28enne ma con una grande esperienza alle spalle. E Tomori adesso l'appoggio ancora agli Aic. Il tiro fuori! Però fischiameli i falli, pezzo di merda bastardo! Venditore di cocaina in Porta Palazzo Torino, bastardo. E sfischiami sti cazzo di falli. La troia. Scusate raga, però quando ci va ci va, eh. Madonna. Dio buono. Ma se ti fai di coca o che cazzo ti fai? Sono falli quelli, eh. Sto andando in porta. Non lo so io. Schifoso. Ubne. Lo odio quell'arbitro lì, lo odio. Ma Paris Saint-Germain però, mamma mia ragazzi. Irriconoscibile, eh? Sicuramente nel girone se giochiamo così possiamo passare. Attenzione, Young, bravissimo. Ancora anche Young, la palla messa lì.
L'1-2 in aria, ma che no! Mamma mia! Sta per far urlare il 3-1. Ma poi a chi non piace le parolacce si mette i tappi e non rompe. C'è di peggio su YouTube, c'è di peggio. Lasciamo perdere, eh? Non facciamo nomi, ma c'è di peggio. Certi video che sono raccapriccianti. Sia nel verbale che nel vedere cosa mettono in atto. Ciuffette. Perciò io che dico quattro parolacce di merda non penso che. Vai Yang! Vai Yang! Guarda, tutti falli, sono tutti. Madonna boia, Madonna la Maremma, sono tutti falli quelli lì, eh! Arrivo, aspettate. Figure in giro, mamma mia, non so cosa dirti, diglielo, scusa, abbi pazienza, se ti fa fare figure così diglielo, in bella maniera, ma diglielo, attenzione, Ibrahimovic, Quaresma la mette lì, mamma mia, l'idea è far pareggiare, io lo so, ma sta ventola sì, ma cigola sempre. Sigo la sento, niente da fare. Pallone alto sulla traversa. Va bene, l'importante è che riusciamo a vincere. Ciuffette, Tomori allarga bene. Rose, Alex Bressa, c'è grandi spazi, pallone in mezzo, non passa. E allora siamo vicini al recupero, questa prima sfida di Champions League, dove i Leoni d'Inghilterra ritornano dopo tante edizioni di Master League. Non si parla di anni perché non è che faccio una Master ogni anno, eh? Faccio diverse in un anno. Alex Bresa, pallone Young, ancora da ristabilire Young. Attenzione, 92esimo, il pallone girato, buona! Finisce così, battiamo meritatamente i campioni di Francia. Owen, deludente, mamma mia, che grasso che è, madonna, qua è un bucino, una mucca da latte. Non è più l'Owen del Liverpool, eh. Non è più Owen di 20 anni fa. Allora andiamo a leggerci, nel girone A Dinamo perde, vince il Borussia, girone B vince Real Madrid e vince la Juve con l'Olympiakos, molto bene, saranno contenti gli iscritti della Juve. Milan, sì, e Inter. Millwall, Paris Saint-Germain 2-1. Napoli, sarà contento Luigi, vince 3-0 con i Rangers. So chi cade 0-1 in casa con i 20. L'Arsenal batte Valencia. Basilea, Dinamo Kiev 0-3. Lipsia, Copenaghen 2-0. Feyenoord, Manchester City 0-1. Barcellona, Monaco 1-0. Dundee, Inter 0-2. Manchester United 2-0. Pau che Tambo 1-1 e l'Ajax 0-0. Niente, classifica, è inutile stare a farle vedere. Bene ragazzi, io direi che per oggi è tutto con PES. Ci vediamo domani per la si ritorna in campionato, esattamente contro il Watford. Ciao a tutti e buon pranzo. E grazie, come sempre, ai nuovi iscritti, a chi c'era e a chi continua a rimanere e a chi piace ancora vedere questo gioco. Ciao a tutti.